Bentornati sul mio canale. In questo video, come vedete al titolo, stiamo andando ad un compleanno. In questo caso è il compleanno di mia mamma e mia sorella è già al ristorante. Sono esattamente le 6:30. Come ti senti per questo compleanno? I'm getting old and I like my age. That's it. Age is a blessing. And I wish of my age. Vabbè, ci aggiorniamo un pochettino più tardi. Okay. Ho finalmente preso una nuova parrucca, l'ho messa benissimo, però mi sta piacendo, finalmente sono ritornata con i capelli lunghi. C'è un po' di vento, comunque siamo appena arrivati in questa zona che si chiama Chowton. Per prima cosa andiamo in questo negozio per prendere un biglietto per il compleanno di qualcuno e poi facciamo un giretto qua. Molto probabilmente andremo da Primark, Superdrugs, per vedere un po' di trucchi e cose del genere. Siamo entrati da Superdrugs, ci sono un sacco di opzioni qui dentro, quindi questo è uno dei motivi per cui sono contenta del fatto che vivo a Londra, perché non sono sicura se queste opzioni esistono in Italia. Io non devo comprare niente, a dir la verità, perché ho già tutti i miei fondotinta e cose del genere. Sì, è il giorno seguente e sto uscendo per andare al compleanno della figlia di Shakila, che compie 8 anni quest'anno. Prima di andare voglio andare a prelevare un attimo per lasciargli giusto qualche banconota dentro nella busta, e quindi mi sto recando verso la Tesco per andare a prelevare, e poi prenderò la macchina per andare verso la festa del compleanno. Sono appena accorta che ho la batteria della telecamera scarica, quindi non so quanto riuscirò a riprendere oggi, però cercherò di riprendere il più possibile. Ho preso delle caramelle, cosa che non dovrei mangiare dato che sono in semi dieta in questo periodo. Comunque sono andata a prelevare. Adesso metto i soldi
nel biglietto che gli ho preso, se lo trovo. Trovato. Il biglietto è carino. Ve lo faccio vedere. Così c'è scritto 8. E dentro c'è scritto "Hope your 8th birthday is action packed all day long." E poi io ho scritto "Happy birthday Estelle, wishing you a very special day and a year ahead. Lots of love, Auntie Linda." Non so perché mi sta colando il naso. E niente, ho messo tutto. E adesso andiamo. Il fatto che io vado sempre a queste feste, vado sempre alla festa della figlia di Shakira, però sono sempre l'unica che non ha figli. E quindi alcune volte mi metto in delle situazioni molto awkward, nel senso che sono tutti lì a prendersi cura dei propri figli e io sono lì o che mangio o che cerco di parlare con qualcuno di cose non relative ai bambini. Però alcune volte può essere awkward, non so se vi è mai capitato di essere in una situazione simile a questa. Però ovviamente vado perché è la figlia della mia migliore amica e quindi mi sembra il caso che debba andare a queste feste. Però è awkward, veramente awkward. Allora, molto probabilmente non mi vedete perché la luce è abbastanza cupa. Comunque mi è stata data un pezzo di torta che non vedo l'ora di mangiare e poi delle caramelle. E niente, è stato bello rimanere un po' con Shakira, dato che era da un sacco di tempo che non la vedevo ed è sempre bello vederla festeggiare il compleanno di sua figlia e cose del genere. Quindi yes, non ho ripreso molto perché era un po' awkward, nel senso che nessuno ha un canale su YouTube e quindi è sempre strano vloggare così davanti a tante persone. Però devo dire che ho fatto il mio meglio. E niente, spero vi sia piaciuto questo video. Voglio fare un augurio speciale di nuovo a mia mamma, dato che era parte di questo vlog, e un altro augurio a Estelle, dato che anche questa era una parte del vlog. E niente, spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo presto in un altro video. Un bacione, ciao ciao.